L'idea di foyer è nata semplicemente da un'esigenza, nel senso di analizzare i comportamenti umani. E quindi mi andava che lo spettacolo portasse lo spettatore a ragionare un attimo su questo gioco che fa quotidianamente, cioè sul fatto di giudicare i comportamenti degli altri e quindi non che ci sia una totale mancanza di comprensione, di mettersi nei panni dell'altro, che è triste sinceramente. Foyer parla è la storia di quattro persone che si ritrovano in questo luogo di mezzo, che sarebbe il foyer, prima di entrare nel paradiso. Sono in attesa però di un giudizio che non arriverà subito perché è avvenuto uno sciopero da parte dei piani alti, cioè di Dio. Ottavia è un po' la responsabile del foyer, di questo luogo di mezzo che permette di andare in paradiso o no. Quindi ha un ruolo abbastanza, come dire, importante. Deve un po' coordinare questa specie di traffico delle anime. Sta sempre lì con la voglia di andare ad aiutarli, però con la consapevolezza anche che non può esporsi più di tanto perché ha un ruolo da tenere. Yuri è stata una scoperta per me, perché la prima volta che mi sono trovato in mano il testo e esplorando questo personaggio ho avuto l'impressione che, probabilmente come ogni personaggio che si è scritto bene, parlava di me. Quindi ho una missione adesso, perché Yuri è un personaggio che io ho definito a cuore chiuso, in un certo senso, perché ne ha passate tante, tra virgolette, quindi si è chiuso, si è messo addosso una corazza ed è una cosa che io ho provato sulla mia pelle. Allora, il mio personaggio è, conviene che dica cose sensate perché sono seduto vicino al regista. Allora, il mio personaggio è Marcello, è un personaggio che inizialmente ostenta sicurezza, ma si nasconde, si cela dentro di lui, secondo me, una bella fragilità. È un attore. Per me è molto interessante lavorare su questo personaggio, perché mi permette di mettere in luce in primis quelle che sono delle mie peculiarità nella mia vita di attore. Allora, Mia è una escort che si ritrova in paradiso mentre stava lavorando, quindi già è una situazione abbastanza buffa per lei. È quella che ha un attaccamento più forte con la vita e quindi è determinata, è burina, però è una donna di classe. Foyer è un personaggio che non ricorda niente, quindi è un po' sostanzialmente un bambino che riscopre per la prima volta il mondo, in questo caso il mondo delle emozioni, quindi tutto ciò che concerne l'emozione umana. E grazie agli altri personaggi riesce a mano a ricordare cosa sono le varie emozioni e la sua vita. A me piace tantissimo lavorare con gli attori, perché penso di essere uno dei pochi registi a cui piace imparare dagli attori. È sempre bello imparare dagli attori per uno sceneggiatore, soprattutto per uno che scrive delle cose, perché è sempre come andare dall'analista, hai sempre delle sfumature nuove quando poi vedi gli attori interpretare quello che scrivi, e quello secondo me è la migliore risposta per un regista, cioè ti fa capire che hai fatto la scelta giusta. Penso che sia un cast molto energico, frizzante, è bello condividere il palco con loro. Come è stato lavorare con gli attori? Lavorare con gli attori bello. Bello, sì. Ognuno riesce a tirar fuori qualcosa di nuovo, di diverso. Si è sentito proprio delle voci diverse, dei toni diversi, dei registri interpretativi diversi, e la cosa mi eccita. È bello perché ti dà solo voglia di arrivare al momento in cui starai sul palco con quella splendida luce che è il sole del teatro. Ammazza che frase che ho trovato, l'hai visto? Per me lavorare con altri attori si va sempre su un ambiente che poi diventa più psichico, più mentale, emotivo, di cuore, emotivo, sì. Non c'è un finale totalmente positivo, però è voluto, nel senso, perché preferisco sempre che i miei spettacoli lascino più domande agli spettatori che
risposte, però spero, penso che porto a far ragionare lo spettatore. Io a Pierre devo tanto, diciamo è il primo che mi ha dato l'opportunità di salire su un palco ed è sempre voglioso di andare ad indagare delle strade che magari non avrebbe preso di suo, pensando a quello che è l'attore. È un lavoro emotivo forte quello che si fa con Pier Giorgio. Lavorare con Pier è una scoperta per me, perché sono al primo lavoro con il registone. È anche un po' complicato uscire o tirar fuori magari l'attore vero e proprio che ognuno ha dentro di sé. Invece con Pier Giorgio lascia questa libertà. Anche questa volta è un cast fortemente voluto, perché forse ho la fortuna di poter avere generalmente gli attori che desidero. Quindi purtroppo è una frase che ripeto sempre in tutte le interviste, però è vero, esclusi i presenti. Un saluto a Spettacolo che spettacolo!